dice per la morte. Ovviamente il precedente, come si diceva. Bene, uno che diventa due, ma non per questo, 51 sta diventando due. Salute. Salute. Evviva. Grazie compagni di averci invitato questa bella... Non so se proprio sono tutti compagni, però sono... Siamo precisi più che compagni. Precisi. C'è l'intercanale vento che dice che compagni è uguale praticamente. Ah, perché compagno vuol dire... Simile, sì, uguale. Compagno. Le compagne, diciamo che non... Ecco qui. Va bene, intervistatore, siamo bene. Tutti. Ma l'intervista è già cosa ti ha spinto? Ah, è già finita. Sì. Cosa l'intervista era questa. Apprezzare la migliore arte. Adesso però stiamo prima dei ruoli, cioè tu ci intervisti in qualità di... Ah, io non so, io supporto l'intervistatore. Chi è l'intervistatore? Lui. Io. In qualità di... Io non so fare le domande. Però l'hai preparata. Sì, almeno. Ragazzi, siamo preparatissimi. In realtà ci siamo preparati una schizza di domande. Esatto. Sì, che... io rispondo alle domande. Però poi in realtà non sappiamo esattamente cosa dire, come stesso ieri, come se Alessandro non facciamo questa intervista. Diciamo che soprattutto con CCCP, noi altri, della compagnia nostra di questo paese, li abbiamo ascoltato praticamente da quando eravamo giovanissimi. E quindi li conosciamo proprio, conosciamo tutte le canzoni, conosciamo tutti i vari passaggi, Berlino, le cose. E la curiosità era tanta, perché comunque adesso avere un rapporto, avervi qua così, per noi altri è un evento. E allora, così per curiosità, sarebbe bello capire cosa pensate un po' del festival nostro, del paese, di come siete arrivati, di cosa avete trovato. Prima impressione. La prima impressione così, a parte l'hotel, gli asciugamani. Intanto la prima cosa, quando aprono le feste dell'albergo, c'era un branco di faraoni che starnazzavano, e già questo c'è solo qua in tutta Italia, questo non si trova più. Poi si sentono le campane, che anche questa è una cosa che si sente molto di radio. Noi veniamo da Milano ieri sera, è bellissimo, un'altra storia. No, a me viene di pensare a stare in camera, perché non capita mai di stare in camera, che l'Italia è anche un bel posto, no? Se ti sposti 3 km dalle tangenziali, dalle vie trafficate, eccetera, ci si potrebbe anche vivere in questo paese abbastanza bene. Poi però pensi se sei un attimo sulle dorsali, perché se sei nel cuore proprio lì è disastroso. E quindi vedere il verde, andare nel festival in mezzo, eccetera, eccetera, è perfetto. Sì, è una nostra caratteristica quella. Così. Abbiamo rifiutato la zona industriale. Sono palcoscenici grandi. La musica ormai è confinata nei capannoni industriali, disgessi nelle aree sfigate, non ci deve essere nessuno. Esatto. Nessuno deve lamentarsi. Nessuno deve lamentarsi. Importantissimo. Gli altri festival lo facciamo da quest'anno sull'unica discoteca dei Colli Iberici dismessa. Da 5 anni. Da 6 anni. Nel degrado assoluto. Secondo me è bello questo recupero di un locale che è stata una discoteca, una ballera degli anni 70. Sì, sì. Perché nella discoteca poi io stesso sono cresciuto nella disco, poi nella discoteca c'era sempre quella mezz'ora rock punk, dei Sex Pistols, Ian Duran, The Blockheads, tipo Sex and Drugs, però penso che dalla discoteca nasce poi un movimento rock punk, dalla Rettore, se vuoi, anche certi gruppi italiani, ma per dirti anche quelli che cantavamo sulla playa. C'è un'ondata veneta, secondo me, molto, non solo veneta, io sono cresciuto in discoteca, e mi fa piacere rivedere una vecchia disco che ospita un concerto rock come Ortodossia e tanti, come può essere i The Rozer o, non so, i Pancras o i CSI, che suonano spesso. Fa piacere rivedere un luogo che è stato magari occupato e vissuto dai nostri genitori o da noi quando eravamo degli psichelli, come si dice, e rivederlo rinascere anche magari in una versione così. Siamo nel 2014 e non tutto quello che è vecchio è da buttare via. Non ci conviene dire così, insomma, in un certo senso. Sì, no, perché alla fine... Se non utilizzi questi vecchi spazi, costruirne di nuovi al giorno d'oggi è un casino.
ci abbiamo fatto perché è un po' più prima volta. La prima volta. Il mitico cantante degli Offlaga ci degna della sua presenza. Mitico, davanti ai mostri sacri, mitico detto da loro. Però, per esempio, questa idea del recuperare gli spazi, che non siano solo i capponi industriali, ma anche, per esempio, le discoteche, potrebbe essere un'idea vincente, basta dargli degli altri contenuti, il contenitore funziona sempre, è un contenitore, dipende cosa ci butti dentro. Metterci dentro un concerto come quello di stasera, in un posto dove si ballava, magari la musica commerciale, la ripinante... Sì, esatto, perché proprio quello nel Nazi, in quel posto lì, era musica commerciale, anni 90. In un'epoca post discotecare, perché di fatto le discoteche non ci sono più, sono cambiate moltissimo. Praticamente non esistono più a Vicenza. Esattamente. Ce ne sono due? Sì, ne chiudono, ne sono state chiuse un casino. Tra l'altro capita spesso di trovare appunto queste cattedrali che una volta radunavano migliaia di persone, tipo il Marabù a Reggio Emilia, che è una discoteca famosissima, arrivava gente da tutta la regione da fuori. Un'area dismessa che sta completamente abbandonata, sta andando a pezzi, decine di progetti per riaprirlo in un altro modo, nessuno, sta andando completamente a pezzi. Così come l'età avanza. Bene. Io Flago, ho visto il vostro concerto a... Interzone a Verona, due anni fa. Capannone sociale a Vicenza. Capannone sociale a Vicenza molti anni fa, nel 2006. All'inizio, andavi con Socialismo Tascabile, il primo Sì, il primo tour. Tra l'altro riempimo quel capannone che era il centro... Questo paese. Il capannone sociale era un centro sociale occupato affiliato all'ARCI. Per non avere gli sgomberi hanno fatto un'affiliazione all'ARCI del Tecnica. Per cui l'ARCI è diventato lo strumento per cui un centro sociale, un CHOA a tutti gli effetti, potesse evitare gli sgomberi attraverso un'affiliazione farlocca all'ARCI. Fantastico, un compromesso che probabilmente ha buttato fuori quelli che hanno sociale da qualunque circuito di altri centri sociali. Diciamo che a Vicenza c'è stato, quando ha sgomberato lo Via Basta, non c'è stato più niente a Vicenza. E quello lì, c'è stato un principio di occupazione dell'ex Lana Rossi e Ferrovieri, quartiere Ferrovieri, che poi è andata a... Ma questo nonostante tutto, lì, il movimento non dal Molin così grande, così forte, non ha portato occupazione. Ci sono stati dei compromessi, adesso c'è il conciogono, quindi di fatto... Esatto, che è proprio lì fuori, cioè dove l'avevano occupato allora, lì fuori, non ha, in un palazzo, diciamo... Quindi questa è l'unica occupazione attiva, il conciogono. Sì, fantastico. Sì, poi c'è un po' di ferroviari, giustamente. Beh, a Bologna il Locomotive Club, che è un club importante, che fa musica indipendente, eccetera, è la bocciofila dei ferroviari. Cioè è dentro dove c'erano i campi da bocce. Infatti, anche lì, quei locali lì erano proprio i campi delle bocce dei ferroviari, il quartiere ferroviario appunto. D'altronde anche le bocce sono qua in disuso. Esatto, c'è poco consumo. Bene. Quindi, domanda, sì, l'ultima domanda. L'ultima domanda. Allora, 30 anni ortodossia, 10 anni CCP, 10 anni CSI, 10 anni di silenzio e poi ortodossia. Perché? E quali sono le emozioni che ti hanno visto nel palco e dalla gente della mia età, quindi nata negli anni 90, che CCP non può averli conosciuti, perché non li ha vissuti, però li ha rivissuti negli album dei loro genitori e li vederti lì ballare le tue canzoni, che emozioni ti danno? Beh, insomma, sono passati dalle prime canzoni, sono passati 30 anni. Stasera, tra l'altro, grazie a Max, facciamo un paio di canzoni che secondo me non suoniamo da almeno 25 anni, proprio, non vengono assolutamente suonate. Ma insomma, ormai queste canzoni non ci appartengono più, no? Nel senso che si sono svincolate dagli autori e fanno in giro per la loro strada, sono diventate un po' di tutti. Allora vedi i bambini, vedi gli anziani, anche ci capita di vedere le persone di 70 e 8 anni che magari hanno cominciato ad ascoltare i nostri concerti, ne avevano 40, per forza anagrafica sono legate a quell'età. È bello, no? Vuol dire che queste canzoni sono diventate un patrimonio di tutti quanti, indipendentemente da noi. E quindi suonarle ti mette di fronte a questo, ti mette di fronte a... innanzitutto a pensare che nella tua vita quello che hai fatto è stato fare il musicista, che è una cosa che non era preventivata all'inizio. Però a questo punto bisogna riconoscerlo, questo è quello che è successo. E poi così sì, insomma, è stata una cosa molto articolata, no? Perché ci si spinge una storia, ci sia un'altra, una cosa personale un'altra, poi è arrivata Angela, poi ci sono tutti gli altri incontri, le altre cose.
Tanni Bortuzzi ha messo un po' il ricordo. Comunque io mi sentivo allora. Ale. Grazie. In anche gamba. Stasera spero. E ciò, magari dai. In gamba, bravi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Quindi che lo trattare di Bortuzzi è il riassunto di questo, sostanzialmente. Buone spalle. L'altro sera sono andato la mia madre. Mia madre è abbastanza giovane rispetto alla mia età, io ho 47 anni, mia madre ne ha 67, ma ancora in gamba, anche se ha qualche peso. E le ho spiegato cosa andavo a fare, perché questa cosa qua di CCP è una cosa che mi emoziona molto e mi mette anche un'ansia da prestazione gigantesca, anche sui primi sport, prendo in giro. Così. Appunto, tra l'altro sono pezzi che un paio di pezzi stasera non suonano da 20 anni e quindi mi tocca a me farli malissimo, però non importa. Sono andato a spiegare a mia mamma che andavo a fare qualche concerto con gli ex CCP, naturalmente mia madre, mia madre ha la collezione di dischi di Julio Iglesias, quindi insomma non ha grandi strumenti per valutare. Allora ho acceso il cellulare e l'ho fatto sentire, Tu menti. Mia madre, perché mia madre era giovane, cantava, ma cantava altre cose, insomma. Ascolta Tu menti al cellulare e fa, fighissimo questo pezzo. Quindi Tu menti, cioè potevate avere un futuro anche pop proprio verso anche un pubblico totalmente impossibile da pronosticare. La mia madre piaceva moltissimo, poi mi ha chiesto se cantavo quella roba lì, fa, ma sei capace? Ho detto no, però mi ha invitato. Quando arrivano le mamme è fatta, ragazzi. Poi altri cavalli, no, niente, niente, mestieri, cavalli. No, i cavalli lasciamo la giovane. Io neanche il gatto. Anche io, di solito in teccia, ragazzi. Vabbè, perfetto, poi non bastare. Grazie. Grazie, ciao. Io sto male, io sto bene. Io sto male, io sto bene, io sto male.